Diego Milito, il principe dell'Inter, hai messo la firma su questa Coppa Italia, una grande gioia per te. Sì, veramente felicissimo perché questo gruppo meritava almeno di finire con questo titolo che ci tenevamo tanto. Ovviamente io personalmente contento del fatto di far gol, devo ringraziare la gran pala di Goran, però credo che siamo stati un gruppo straordinario che ha meritato di vincere questo titolo. Tu sei reduce da una stagione che forse nessun attaccante nella storia dell'Inter aveva vissuto, avevi firmato tutte le vittorie, quella di Siena per il campionato, quella di Madrid in Coppa dei Campioni, quella qui a Roma con la Roma in Coppa Italia. Quest'anno è stata durissima per te, ci racconti un po' che cosa hai vissuto quest'anno? Sì, purtroppo è stata un'annata così, non è andata bene, è cominciato già male, nel senso che abbiamo fatto una preparazione magari non buona per il fatto di aver giocato subito le due Supercoppe. Poi mi sono fatto male due o tre volte, non sono riuscito mai a stare bene fisicamente e ho pagato tantissimo sicuramente il grande sforzo fatto l'anno scorso, ma sono felicissimo, adesso guardo avanti, sono contento. Ovviamente ringraziare tanto la mia famiglia che è stato vicino in ogni momento e soprattutto a questo pubblico meraviglioso, veramente a tutti i vostri interisti che con il loro affetto mi hanno dato tantissimo quest'anno, quindi di cuore le ringrazio tanto. Senti Diego, ma i tifosi dell'Inter sono un po' preoccupati perché si dice che tu possa andare via dall'Inter, che cosa c'è di vero, quante possibilità ci sono? Questo non ho mai pensato, veramente ho 3 anni ancora di contratto e mi auguro di cumplirlo, sto benissimo all'Inter, tutti lo sanno, voglio ovviamente guardare avanti, fare una grande preparazione e puntare già al prossimo anno. Quindi resti qua? Ma sì, certo, sicuro. Grazie Diego. Prego. Grazie.